questa città un sogno. Ho letto di un incontro che sarebbe avvenuto con il presidente dell'Unione Sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Ci sono dei fondi, che sono i fondi stanziati con decreto per i giochi del Mediterraneo. Ci sono la possibilità di eventuali cofinanziamenti, io dico non PNRR perché per coerenza, se non è stato possibile per Venezia e per Firenze, non sarà possibile anche per Lecce. Però io credo che questa città abbia il sogno di uno stadio degno del Salento e della Serie A, che rappresenta il calcio non solo del Salento ma pugliese in questo momento. Il prossimo sindaco potrebbe inaugurare il nuovo stadio? Ma il prossimo sindaco dovrà inaugurare il nuovo stadio, perché è in via di definizione in queste ore il decreto con un primo importante finanziamento per lo stadio di Lecce di oltre 11 milioni di euro. E sicuramente è un intervento collegato ai giochi del Mediterraneo, sui quali abbiamo fatto un lavoro notevole per recuperare un importante ritardo e per essere anche in questo caso, non sono fondi del PNRR, ma abbiamo delle date che coincidono. Giugno del 2026 è la scadenza del PNRR, ora è diventato settembre perché sono stati spostati, ma a settembre del 2026 si svolgeranno i giochi del Mediterraneo, quindi le date sono quelle, l'impegno è tanto. Detto questo, c'è probabilmente la necessità di fare una valutazione ulteriore, supplementare, nella ripartizione delle risorse per completare uno sforzo che già si è fatto in questa prima fase per lo stadio di Lecce. Io penso che ci siano tutte le condizioni per lavorare bene. Peraltro Lecce oggi vive una splendida realtà che non è solamente la Serie A, ma anche un modello gestionale che rappresenta anche un esempio fra tutte le altre società a livello nazionale. Quindi sono convinto che questo punto meriti il massimo dell'attenzione e sono certo che nel lavoro che svolgeremo nei prossimi giorni, perché si tratta di giorni e non possiamo dilungarci molto proprio perché appunto i tempi sono ristretti, sono certo che avremo la possibilità di fare ulteriori valutazioni, ma certamente il nuovo sindaco dovrà inaugurare lo stadio perché appunto il termine è quello e i giochi si svolgeranno a settembre del 2026.